Wind Festival 2015 sulla spiaggia di Diano Marina, Francesco Dote, distributore di Patrick Dietelmi Italia, per presentare la collezione attuale di tavole. Mi spiego proprio perché attuale, perché Patrick, nella filosofia di Patrick, lui non segue la annualità, nel senso lo fa un prodotto, va bene, e se va bene non ci sono migliori da fare su una tavola, su uno shape, eccetera, lui mantiene sempre lo stesso shape, perché se non è migliorabile, che va già benissimo, la tavola rimane attuale per i vari anni, la cosa che è comoda, perché alla fine uno si libera della tavola solamente quando la distrugge, non perché è arrivato solo il modello nuovo con le grafiche nuove e da lì. Lui è molto tecnico, vi farò una spiegazione molto veloce, perché se andate sul sito di Patrick Dietelmi, che quest'anno è stato tradotto anche tutto in italiano, c'è molta nozione tecnica, ma lui è molto tecnico sulle tavole, e sarebbe tantissimo da spiegare, perché ogni misura di ogni tavola ha il suo uso ed è studiata proprio sotto le dimensioni, nel senso una tavola 86 litri avrà delle dimensioni totalmente differenti nella tavola da 93 litri, no? Perciò è importante avere due scelte diversi per non trovarsi poi con una tavola che va bene e l'altra che ha dei problemi, no? Partiamo con T-Wave, nel senso ci sono un trefin, viene fatto in due versioni, praticamente il T-Wave e il T-Wave White. Cosa vuol dire? Il T-Wave è una tavola molto veloce, è molto piatta sulla parte del piede d'albero, per appunto avere molta accelerazione, e è indicata per le condizioni europee, dove il vento è onshore qualche parte delle volte, ti dà la possibilità di montarla con Twitter, Trefin, ed è molto, una tavola molto apprezzata, perché in base allo stile della persona può essere, ti puoi adattare, c'è chi si trova meglio con Twitter, chi si trova meglio con Thruster, chi si trova meglio con monopinna, in base poi alle condizioni che anche uno riesce. Il T-Wave Wide rispetto al T-Wave è leggermente più larga e leggermente più grande, ed è studiata per le persone un po' più pesanti e per le persone un po' meno pratiche. Pratico, cosa vuol dire? Che solitamente in surfata quello più bravo tende nella surfata a spostare il peso molto avanti, a trascorrere molto la tavola, mentre la persona un po' più principiante tende un pochettino a fare la poppa, spingere molto di più col piede dietro, perciò la tavola si solleva e perde in planata, ed essendo un pelino più larga dietro, un pelino più di volume, aiuta proprio a un po' più di galleggiabilità. L'ultimo arrivato è il cappello Wave, e il quad finalmente gliel'ha fatto, perché è da due anni che il cappello insiste che vuole il quad per le condizioni di Maui. È una tavola logicamente che viene consigliata a chi esce nei posti side off, dove appunto c'è l'onda grossa, dove bisogno di una tavola che faccia delle curve molto strette, e rispetto al T-Wave, beh, a parte che vede quanto pin invece di che la parte dove c'è l'albero è più arrotondata e la parte dietro più dritta, questo permette appunto al rider di fare delle curve molto più strette, e allo stesso punto, avendo lo spigolo vivo, di grippare un pochettino più sull'onda rispetto magari a quell'altra, con delle onde un po' più grosse e più formate. Passiamo adesso al freestyle. Il freestyle l'anno scorso è stato introdotto solo il 102, è stato inserito l'85 quest'anno, proprio per il discorso che dicevo prima: la tavola va bene, non si trova il modo di migliorarla, la tavola rimane quella lì, no? Rispetto alla versione precedente è molto più veloce la tavola, infatti il pregio di questa tavola qua è che ha molta accelerazione, quando la butti all'asco appunto accelera, per poter permettere poi di fare la manovra. E un'altra cosa molto importante, ha un buono stacco, che permette con le manovre nuove di andare molto in aria per fare le manovre doppie, triple, eccetera eccetera. Adesso faccio vedere le cross, ha gli stessi identici shape dell'anno scorso, che si chiamava questa Wave, e era una cosa importante, perché poi alla fine parlando con Patrick, non esiste nessuno che faccia freestyle con una tavola questa Wave, e
non è indicata la tavola fista wave anche per fare del wave con le onde grosse. È una tavola all round, infatti si chiama, è grossa adesso, nelle misure piccole un po' più curve sul, diciamo, sui bordi per poter appunto giocare con le onde e divertirsi, molto planante come tavola, mantiene molto la, diciamo, la planata, sulle misure più grosse è un po' più freeride, nel senso un po' più di volume, il 112 addirittura con una bella pinna anche dritta si può dare anche filo da torcere, anche quelli veloci che vanno con gli slalom alla fine. Adesso vorrei presentarvi Fabio, che già conoscete, che mi dà una mano con la comunicazione, soprattutto con le traduzioni, appunto è quello che mi ha dato una mano a tradurre tutto il sito in italiano, che adesso vi spiegherà le tavole di acqua piatta, che lui è un po' più esperto e un po' più veloce di me in acqua piatta. Ok, grazie Francesco per la parola, allora passerei subito a presentarvi a questo punto la tavola da freeride, che a differenza di altri marchi che soprattutto sulla tavola appunto freeride offrono svariate costruzioni, Patrick, sempre nell'ottica che diceva prima Francesco, offre una sola costruzione che è praticamente pari a quella che usa anche sugli slalom, sui formula, quindi sopra in carbonio, è una, quindi abbiamo la coperta in carbonio e mentre il sotto è praticamente fibra di vetro per essere un po' più morbida sul chop. Questo perché appunto, come diceva prima Francesco, l'ottica è quella di fare una tavola che duri nel tempo, quindi anche quest'anno abbiamo, come già detto per il Freestyle Wave, una tavola che cambia praticamente solo nel nome, da Freeride passa a chiamarsi F-Ride, ed è uno shape molto veloce ma allo stesso tempo mannaggevole e confortevole, soprattutto per chi è alle prime armi. Invece poi abbiamo gli ultimi due modelli che voglio presentarvi, abbiamo da un lato il Free Race, che è una novità assoluta di quest'anno, che ha uno shape praticamente derivato quasi in toto dai modelli dal fratello maggiore slalom, diciamo così. È solo un attimo più tollerante, soprattutto a una, diciamo, a un disegno della poppa meno estremo rispetto allo slalom, quindi è un po' più stretto sulla poppa, viene offerto in soli tre volumi, 120, 130 e 140, e è un ottimo compromesso per chi vuole essere magari più veloce sullo spot ma non se la sente di portare in giro una tavola come lo slalom, che è chiaramente più competitiva e esigente anche a livello fisico. Infatti, come possiamo vedere, lo slalom, qua abbiamo il modello da 128 litri, ha una poppa molto più lavorata con la coperta più larga della carena, una sorta di detail, in modo tale che si riesca proprio a fare molta leva, a spingere molto sulla pinna. Inoltre abbiamo dei cutout regolabili in altezza, in profondità, in disegno, in modo tale che ciascun regatante proprio li possa adattare al 100% alle sue esigenze. I modelli offerti nello slalom sono 87 litri, il 92 che sono prettamente da vento forte, quindi uno shape orientato più che alla velocità pura, al controllo nelle condizioni molto ventilate. Poi abbiamo la gamma da vento leggero, quindi è da vento medio, quindi il 110 e 115 litri, che sono delle tavole con uno shape tra velocità di punta, accelerazione e comunque controllo. Infine abbiamo i tre modelli da vento leggero, che sono il 122 per i più leggerini, il 128 e il 135. Questi sono, come potete vedere, abbastanza corti e larghi, un po' tondeggianti, in modo tale da essere massimamente performanti in ingresso in planata, che è quello che si cerca nel tempo del giro. Questo penso sia tutto e buon divertimento al Wind Festival. Grazie e buon proseguimento a voi. Buon divertimento. Ciao. Ciao.